Guerriglia urbana. Al solito, purtroppo, la partita di ieri sera tra Como e Inter è diventata l'ennesima occasione di follia e violenza, con un bilancio finale di 5 feriti. Le immagini che vi mostriamo parlano chiaro. Non è passato nemmeno un mese dai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Germania in semifinale agli europei, una notte costata un colpo d'arma da fuoco che ha ferito una bambina e decine di violenze e reati minori che hanno reso la festa di piazza un momento nero nella storia comasca. Ieri sera ancora una volta il calcio ha dato fuoco alle polveri. Senigallia pieno, 7.500 persone come ai tempi d'oro, decine di bambini, famiglie appassionati da un lato, le forze dell'ordine costrette a sparare i fumogeni e a disperdere i facinorosi dall'altro. Tutto parte con l'arrivo degli ultras interisti in stazione a San Giovanni, 200 nerazzurri, cui si aggiunge un gruppo di varesini, tifoserie storicamente avverse ai lariani. Il corteo si muove verso lo stadio, curato da circa 80 agenti della questura. All'altezza dell'incrocio con Viale Rosselli il gruppo si ferma di proposito e viene notato dagli ultras del Como. Circa 300 che si avvicinano, ne nasce un primo tafferuglio in cui un agente della Digos rimane ferito da un'asta di una bandiera, poi il peggio viene scongiurato. A fine partita un gruppo di 50 nerazzurri riesce a eludere i controlli e si mischia alla folla in uscita allo stadio. All'incrocio tra i viali Rosselli e Masia i milanesi incrociano i comaschi e scoppia una nuova rissa. Pietre e coltelli compaiono da tasche e zaini. Un lariano pugnalato a una gamba e altri due supporter, uno dei quali passato casualmente, colpiti alla testa. Anche un agente di polizia è ferito alla schiena. Bilancio finale, come detto, 5 feriti, nessuno grave, e anche l'ennesimo boccone amaro, ingoiato da chi il calcio continua a considerarlo uno sport. Ancora una volta viene da dire, infine, lo stadio Senigallia si dimostra inadeguato, sia ospita le partite di livello, sia nella gestione serale degli eventi sportivi. La collocazione centrale della struttura mette sotto scacco un intero quartiere, quindi l'intero centro città, e rende complicata la gestione della sicurezza da parte delle forze dell'ordine.